E anche oggi siamo live. Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, spero che stiate super bene. Diamo qualche istante perché possiate arrivare. Allora, vediamo i primi numeri. Eccoli là che stanno arrivando. Paolo Arpioni, ciao Super Mega Ingiu Marcello, grazie per tutto questo impegno, grazie anche al tuo ospite. E allora facciamo così, i commenti li leggiamo dopo che abbiamo introdotto l'ospite così che può rispondere ai vostri saluti. Allora, intanto, diciamo partiamo subito perché abbiamo un sacco di cose da vedere. Quindi buon pomeriggio, buon inizio di settimana a tutti, siamo nuovamente in live con la puntata numero 385, durante la quale partiremo dall'analisi dei veri numeri del Superbonus, non da quelli farlocchi dati un po' dal governo, e sulla base di questi dati proveremo a descrivere, analizzare quello che potrebbe essere il Superbonus del futuro. Lo faremo con un gradito ospite che ci racconterà anche cosa sta succedendo in Commissione Finanza alla Camera dei Deputati. Avevo paura che arrivasse in ritardo, invece è stato puntualissimo, quindi fra un pochettino ve lo presento. Intanto, mentre gli altri ci raggiungono, gli diamo qualche minutino. Ti ricordo che se vuoi supportare questa nostra iniziativa di live e video brevi, puoi fare un paio di cose. Prima di tutto puoi mettere un mi piace a questa live e anche alla pagina Facebook Ingegner Marcello Conto e poi puoi seguirci sul gruppo Facebook Ingegner Marcello Conto Superbonus 110, tutto quello che devi sapere, sul nostro canale YouTube Ingegner Marcello Conto e da qualche giorno vi sto mettendo di tutte queste cose, vi sto mettendo il link tra i commenti. E da qualche giorno puoi seguirci anche su TikTok e anche di questo vi metto il link. Abbiamo pubblicato solo due video, quindi è ancora canale molto embrionale. Seguendoci sui social, ragazzi, potrete restare sempre aggiornati su tutte le novità di Superbonus, trovare i link alle nuove live, le registrazioni di quelle passate, tutti i video presenti e passati e potrete anche farmi tutte le domande che volete sul tema Superbonus. Ma dato che è importante che queste informazioni raggiungano quante più persone possibile, vi invito a condividere le nostre iniziative di live e video brevi, quindi potete condividere da Facebook il post col quale annunciamo il tema della serata, da YouTube, su YouTube potete condividere o il link del canale o il video che avete appena visto, e la stessa cosa potete fare anche da TikTok. Vi ricordo molto velocemente che qualche giorno fa abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube il nuovo video di Superbonus 110 Ultime Notizie, intitolato Apocalisse Superbonus, blocco totale per la cessione del credito. È un video nel quale in una decina di minuti vi racconto quali sono le conseguenze del nuovo decreto legge numero 11 del 16 febbraio, che di fatto spazza via l'articolo 121 del decreto rilancio, bloccando completamente cessione del credito e sconto in fattura. Diciamo che a fine live vi darò il link diretto così lo potete raggiungere senza perdere tempo. Direi a questo punto di partire con la live di stasera, puntata 385, tredicesimo appuntamento del 2023. Prima di introdurvi il tema della puntata, consentitemi di introdurre il nostro graditissimo ospite. Benvenuto al dottor Emiliano Fenu. Ciao Emiliano. Ciao, ciao Marcello, grazie per avermi invitato. No, benvenuto. Intanto, breve presentazione prima di iniziare. Commercialista nuorese, se dico qualche stupidaggine correggimi, deputato capogruppo in Commissione Finanze alla Camera per il Movimento 5 Stelle, componente del Comitato Economico Nazionale del Movimento 5 Stelle e tesoriere del gruppo. Tu mi hai detto di non dirlo e io lo dico lo stesso. Allora, intanto devi sapere che è la prima volta che un politico partecipa alle nostre live, dato che gli ospiti finora sono stati tutti e solo dei tecnici. Mi ha fatto piacere farti intervenire, intanto perché l'altro giorno ci siamo visti per una chiacchierata di confronto sull'attuale situazione del Superbonus e penso che insomma puoi darci una grossa mano ad aggiornarci su quello che sta succedendo, diciamo, nelle stanze chiuse al pubblico. E quindi l'idea è un po' questa per la puntata di stasera, poi se c'è qualche altro argomento di cui vuoi parlare, non c'è nessun problema. Allora, l'idea è questa: data la tua professione, ritengo che tu sia la persona perfetta per spiegarci i veri numeri del Superbonus, quelli che provengono dagli studi, non dalle chiacchiere senza uno straccio di dato a supporto. Vorrei parlare anche delle criticità che sta attraversando il settore dell'edilizia, soprattutto a causa del blocco delle cessioni dei crediti, ma anche un po' del superbonus che immaginiamo, probabilmente diverso da quello attuale, probabilmente anche molto diverso, ma probabilmente capace di dare tante soddisfazioni al nostro paese. Quindi è un po' una live che parte da quello che sappiamo oggi,
come hai detto tu prima, in privato, cerchiamo di capire cosa sappiamo oggi e da questo proviamo a costruire il superbonus o come decideranno di chiamarlo del futuro. Allora, cosa sta succedendo oggi in questo complesso mondo del superbonus? Sentiamo parlare ormai da mesi di blocco dei crediti, imprese e tecnici alla fame, famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro case ridotte a cantieri bloccati, interrotti. No, i parlamentari spesso venite accusati, l'ho fatto anch'io qualche volta, di essere troppo slegati dai problemi delle persone comuni. Però tu sei un parlamentare ma anche un commercialista, quindi immagino che quotidianamente ti confronti con i problemi dei tuoi clienti, che siano famiglie, tecnici o imprese. Come ci descriveresti la situazione attuale? Allora, innanzitutto ti ringrazio e ti faccio i complimenti anche per le tue dirette, perché la tua fama ha preceduto poi, insomma, quella che è poi il contenuto, sempre molto interessante. No, allora, la situazione in realtà, chi ci segue sicuramente la conosce benissimo, va avanti già da un po' di mesi, va avanti da poco più di un anno, nel senso che c'è stato un disegno vero e proprio da parte del governo precedente, del governo Draghi, che tendeva a irrigidire il mercato dei crediti. Quindi c'è stata una serie di modifiche, io stesso ne ho perso il conto, tra modifiche legislative, ma anche documenti di prassi, pareri dell'Agenzia delle Entrate, interpelli. Poco fa ero collegato con l'audizione che si sta tenendo in Commissione Finanze, qualcuno parla di un centinaio di interventi diversi. Quindi chiaramente il disegno è stato teso proprio a irrigidire il mercato dei crediti. L'irrigidimento non è stato dovuto soltanto al contenuto di questi provvedimenti, quindi non sono state soltanto le modifiche in sé a irrigidire il mercato, ma anche il numero di modifiche e quindi il fatto che si sia creata incertezza normativa. E nel mercato, quando c'è incertezza normativa, il mercato per prudenza si ferma fino all'ultimo provvedimento che tutti conoscete. In realtà, l'impressione personale che ho è che ci siano state anche indicazioni precise che si sono aggiunte, diciamo, le modifiche normative per irrigidire il mercato. Anche perché io, come dicevi tu, sento tante persone, non soltanto clienti. In realtà, il fatto che le persone sanno che io mi interesso del superbonus sin dalla sua nascita, insieme a tantissimi altri colleghi. Quindi sono, diciamo, destinatario di tanti messaggi. Mi rendo conto in questi giorni che le banche stanno riattivando in qualche modo gli acquisti anche attraverso gli advisor. Io questo aspetto qua non lo leggo tanto alla modifica che comunque condivido era necessaria di ritornare in qualche modo all'esonero della responsabilità dei cessionari. Con una checklist, noi la checklist la chiediamo da sempre, ma c'è stata una volontà di non introdurla proprio apposita sempre per creare quella famosa incertezza di cui parlavamo. Adesso è stata introdotta, però dopo un solo giorno, 2 giorni dall'emanazione del decreto, le banche hanno ripreso a mandare avanti, e questo io spero, insomma, che lo facciano fino in fondo, le pratiche che erano sospese. Da questo io ne faccio derivare quella che era in realtà un'indicazione ben precisa data alla banca di irrigidire in qualche modo il mercato per cercare di disincentivare insomma dell'adesione alla misura. La situazione la sapete, la conoscete bene, ci sono imprese che hanno i crediti fermi ormai da tantissimi mesi, gli importi sono variabili, quindi si va dal centinaio di migliaia di euro ai milioni di euro, con tutte le conseguenze che ne deriveranno se non si prenderanno decisioni in breve in termini di crisi di liquidità e di conseguenze anche sulla vita societaria. Ci sono famiglie e cittadini, non ci sono solo le famiglie ovviamente, ci sono anche i cittadini che non hanno famiglia ma hanno una casa che è stata interessata da lavori dal superbonus e quindi sono dovuti uscire di casa, hanno la casa oppure lo stabile, il condominio con i lavori fermi, con tutti i gravi disagi che ne possono conseguire. E quindi la situazione è questa. Io mi auguro, in ogni caso, a prescindere da quello che è il provvedimento, l'ultimo decreto, che i crediti
fermi, incagliati, non ci sono soltanto i crediti incagliati sul cassetto fiscale, ma ci sono le detrazioni mai cedute o ci sono i crediti fermi, insomma, perché appunto non si trovano acquirenti. Quindi io mi auguro che il sistema bancario, ma non solo, riesca a riassorbire tutti questi crediti, che si riassorbano anche i crediti di minore. Fermami quando sto parlando troppo, senza Vai problemi. tranquillo, non c'è problema, vai tranquillo. Che Ci interessa il tuo punto di vista. allora, che si assorbano anche i crediti di minore entità, perché purtroppo c'è anche questo rischio. Per il sistema bancario, ovviamente, è più conveniente occuparsi di crediti ingenti, perché Certo. la procedura, alla fine, il costo della procedura è simile, se non lo stesso, che sia che si tratti di un credito di 50.000 euro, che si tratti di un credito di 1 milione di euro. Quindi, a parità, insomma, di costi di procedura, ovviamente si preferisce concentrarsi su un credito di maggiore importo. E questo purtroppo si rischia con questo atteggiamento di non far assorbire crediti più piccoli, che magari riguardano le singole famiglie oppure le imprese un po' più piccole che hanno seguito questi lavori. Poi, per quanto riguarda i numeri, in questi giorni c'è stata una bulimia di numeri. Io ho sempre fatto riferimento a quelli che sono i numeri che derivano da ricerche di istituti autorevoli. Alla fine, se il Censis, mi dice che c'è un ritorno per lo Stato del 70% rispetto a quello che spende in una misura espansiva come Superbonus, io non posso pensare che il Censis parli a vanvera o faccia propaganda oppure sia un manipolo di grillini. Il ANCE in un primo studio parlava del 47%, quindi la variabile è insomma all'incirca dal 50 al 70%, e queste Come sono ritorno diretto. le risorse che ritornano allo Stato. Quindi se lo Stato spende 100 per il Superbonus, il ritorno per lo Stato varia da 50 a 70. Ritorno cosa significa? Che le imprese, sia quelle che vengono interessate direttamente, quindi quelle del settore edile, ma sia quelle che vengono interessate indirettamente, a parte l'indotto, ma ci sono anche imprese di vario genere. Ricordiamoci che queste risorse vanno anche agli stipendi degli operai, degli impiegati, ad esempio. Gli stipendi degli operai e degli impiegati vengono spesi, quindi questi stipendi alla fine vanno tutti in consumo, quindi è tutto il sistema economico che ne beneficia, e in questo beneficio generale il ritorno calcolato da Censis, da tanti, anche dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, varia dal 50 al 70%. La Ragioneria Generale dello Stato non fa calcoli di questo tipo, non considera mai quelle che si chiamano le retroazioni fiscali, quindi i ritorni per lo Stato si chiamano retroazioni fiscali. Noi più volte abbiamo chiesto di considerare queste retroazioni. In realtà, fino a qualche mese fa, nella scorsa legislatura, anche qualche collega di Fratelli d'Italia, il partito della Presidente del Consiglio, chiedeva alla Ragioneria, nelle varie audizioni che ci sono state, di considerare anche le entrate per lo Stato, non solo le uscite. Perché? Perché si tratta di investimenti. L'investimento non è una spesa sterile, l'investimento è una spesa produttiva. Quindi quando io ragiono sulla opportunità di realizzare un investimento, questo succede anche nelle famiglie, succede nelle imprese, allora devo considerare quello che sarà il ritorno. Quindi in quanto ammortizzo e come questo investimento, ecco, lo Stato su un investimento di questo tipo avrebbe dovuto considerare anche il ritorno, proprio per fare un calcolo di costi e benefici. Però, siccome i numeri, alla fine, i numeri insomma, dati da questi istituti autorevoli non vengono considerati attendibili dal governo, evidentemente, siccome vengono dati un po' di numeri a caso, è quello che ho chiesto anche poco fa in audizione, però da domani inizierà un'indagine conoscitiva nella Commissione Bilancio alla Camera, è quella di fare appunto un'indagine conoscitiva per capire bene tutti qual è l'effettivo costo e l'effettivo ritorno per lo Stato, in modo da calcolare un costo netto pulito, in modo tale che tutti almeno abbiamo una base di partenza identica. Quindi almeno possiamo tutti ragionare su una base comune. Quindi
il super bonus costa 50, va bene, allora vediamo di modificarlo per ridurre magari la spesa, vediamo di gestirlo diversamente, però almeno tutti sappiamo che costa 50. E quindi si evitano anche operazioni di terrorismo. Badate che il ministro dell'economia Giorgetti, nella conferenza stampa di qualche settimana fa, io credo che abbia commesso un grave errore. Adesso non parlo solo di Superbonus, parlo anche Sì. delle casse, per le casse dello Stato in generale. Noi comunque, insomma, ogni pochi mesi, ogni tanto abbiamo, diciamo, un ricircolo dei nostri titoli di Stato, quindi dobbiamo rinnovare praticamente i nostri titoli, quindi mettiamo altri titoli. Credo che le prossime scadenze vadano sull'ordine di qualche centinaia di miliardi di titoli di Stato, e li rimettiamo sul mercato, sperando che qualcuno li acquisti a un tasso non troppo alto. Beh, bene, se il ministro dell'economia parla pubblicamente di bubone, è evidente che gli investitori si spaventano e quindi chiedono chiarimenti su questo. L'ha fatto, tra Cioè l'altro, veniamo visti come un investimento a rischio, se lo stesso ministro dice occhio che sta per aumentare il debito pubblico di 100 miliardi, perché di questa roba si parlava, no? Era la questione dei esatto. crediti pagabili e non pagabili, no? Quindi questa Sì. vicenda Eurostat, eccetera. Tra l'altro, dà un'informazione per la prima volta, perché in tutti i documenti ufficiali, l'ultima è la legge di bilancio, che è stata approvata, siamo il 27 febbraio, meno di 2 mesi fa, non c'era nessun riferimento a questo buco, a questo bubone, come lo chiama lui, di bilancio. E anche la nota di aggiornamento al DEF parlava addirittura di andamento delle entrate con un 14% di crescita delle entrate rispetto all'anno precedente, molto positivo per lo Stato, quindi il famoso extragettito. Io credo che non ci sia nessun bubone. Il punto è che c'è stata poche settimane fa l'audizione di Eurostat in Commissione Finanze al Senato. Eurostat, contrariamente a quanto si sta dicendo in questi giorni, non ha dato nessun parere. Eurostat ha semplicemente fornito delle linee guida. Ogni 2 anni rinnova, diciamo, queste linee guida che riguardano la contabilità dello Stato su come contabilizzare questi crediti cedibili. E ha dato delle indicazioni, però chiarendo due aspetti. Il primo, io lo ribadisco, anche se, insomma, a qualcuno può sembrare strano. Per carità, si può anche pensarla diversamente, però Eurostat cosa ha detto? Ha detto che i crediti da Superbonus non impattano, non hanno impattato, non impattano, non impatteranno sul debito pubblico, perché il debito pubblico è costituito da passività finanziarie, mentre questi sono sconti futuri sulle imposte che i contribuenti pagheranno. Eurostat ha detto questo. Eurostat ha detto che impatta sul deficit, ma impatta comunque, sia che si tratti di crediti non pagabili, come sono stati considerati adesso, sia che si tratti di crediti pagabili. La differenza è che quando si tratta di crediti non pagabili, come erano considerati fino adesso, il costo, diciamo, l'importo si divide negli anni di fruizione. Quindi il superbonus, ad esempio, in 5 anni, quindi 100 saranno 20, 20, 20, 20, insomma, per 5 volte, 20 ogni anno. Questo se sono non pagabili. Se sono pagabili, invece, vengono considerati tutti nell'anno in cui matura il credito, quindi nell'anno in cui si realizzano i lavori. Quindi, ad esempio, se dovesse cambiare opinione Istat a questo punto, non Eurostat, è Ok. Istat che deve dare il parere. Eurostat ha dato soltanto delle indicazioni. Se Istat dovesse cambiare parere rispetto a quello che ha avuto fino adesso, teoricamente dovrebbe modificare i bilanci degli anni 2020, 2021 e 2022, e quindi in quegli anni potrebbe aumentare il deficit. In realtà abbiamo provato a fare un calcolo, non aumenta di tantissimo, con la conseguenza che si libera, quindi migliora il deficit degli anni 2023, 2024, 2025, perché i 20 Quindi che erano in quegli anni vengono anticipati. vengono addebitati al bilancio di quegli anni, alleggerendo quello di Esatto. questi futuri. Ok. Quindi il mio sospetto è che in realtà il MEF e il governo abbiano pensato all'opportunità di liberarsi spazi di bilancio negli anni futuri.
potrebbero teoricamente aver pensato: approfittiamo di questo cambio di parere per scaricare tutto nei bilanci precedenti. Tanto c'era Draghi durante la pandemia. Conte in un qualche mese durante la pandemia, c'era una sospensione dei parametri in quegli anni, quindi nessuno ci può dire niente, e in questo modo ci liberiamo spazi per altro. Io dico In sempre questi per anni. altro, in questi anni futuri. Io non lo so quali sono, ad esempio, le intenzioni del governo sulle spese militari, faccio solo un esempio, oppure magari può avere altre prospettive di spese più meritorie, però questo non lo sappiamo. Quindi il mio sospetto è quello. Il punto però è che io da un certo punto di vista sono ottimista, nel senso che ormai le persone, ma l'ho visto anche poco fa in sede di audizione, ormai i cittadini, le imprese, ma anche le associazioni di categorie, anche i parlamentari, un po' tutti, hanno potuto conoscere questo nuovo strumento che è il credito d'imposta cedibile e quindi hanno potuto apprezzarne la bontà e le potenzialità. Noi ci troveremo a breve a dover rispettare una direttiva dell'Unione Europea che è quella sulle case green e quindi entro il 2033, se non sbaglio, correggimi se Sì, sbaglio. è giusto. Entro il 2033 il 15% mi pare dei fabbricati dovrebbe fare un salto di quelli insomma, con caratteristiche energetiche peggiori e dovrebbero fare un salto di due classi. Quindi io sinceramente non vedo strumenti, altri strumenti che possano portarci a questo obiettivo che ci imporrà l'Unione Europea se non quello di una misura, un beneficio per l'efficientamento energetico delle case, però che sia immediato, perché molti non hanno i soldi da anticipare per realizzare i lavori, e questa immediatezza si può avere solo con i crediti fiscali Fiscali. cedibili. Quindi io non vedo altre alternative, e in realtà l'Unione Europea si sta muovendo su questo fronte proprio proponendo i crediti d'imposta. Gli Stati Uniti ugualmente propongono i crediti d'imposta, quindi è uno strumento in realtà che gli altri paesi e gli enti sovranazionali come l'Unione Europea vogliono utilizzare e far utilizzare ai paesi. Quindi una scelta diversa sarebbe sicuramente in controtendenza. Sai Te qualche che, domanda? Sì. no, volevo riflettere un attimo con te su questa questione delle case green, della direzione tracciata in modo chiaro dalla Comunità Europea, dove mi pare evidente che quella è la direzione. E riflettevo sul fatto che, ho sentito membri del governo dire no, ma noi andremo in Europa a fargli cambiare idea. Ed io trovo questa roba agghiacciante, perché se ci sono degli interessi anche sovranazionali, diciamocelo, ma poi in realtà sono interessi dell'umanità in genere, cioè è giusta la direzione del ridurre l'inquinamento, di efficientare maggiormente i fabbricati. Abbiamo le case che dal punto di vista energetico sono dei colabrodi, cioè a parte che non ci entra il vento, in certi casi c'entra anche il vento, ma a parte questo le case fanno schifo tecnicamente, e quindi si dice la direzione è quella di efficientare, e noi cosa facciamo? Anziché dire cerchiamo di trovare un modo per efficientare anche noi, c'è un procedimento virtuoso, invece no, dobbiamo far cambiare idea all'Europa. Io la trovo agghiacciante questa roba. E poi l'altra riflessione che si faceva è che al ritmo attuale, cioè se non ci diamo una svegliata, per arrivare a quegli obiettivi ci vogliono 600 anni. Mi pare che siamo un filino fuori tabella di marcia. Tu come la vedi? Beh, allora, se sì, 630 anni all'incirca con il ritmo precedente all'introduzione del superbonus è un po' difficile. Io non so se il governo Meloni ha intenzione di rimanere in carica per 630 anni, però in ogni caso è difficile, diciamo, che ci arriviamo noi alle nostre case. No, allora io la vedo che sulla tempistica, in realtà sulla direttiva dell'Unione Europea. E sicuramente si ammorbidirà perché oggettivamente è difficile arrivare. Questa, diciamo, è A un'ambizione. quegli obiettivi, Un'ambizione, certo. sì, questi obiettivi sono un'ambizione che dobbiamo conservare comunque perché dobbiamo essere ambiziosi sulla riduzione sia dei consumi sia sull'efficientamento energetico delle abitazioni. Però
siccome io non ho visto tanta forza, non ho visto imporsi questo governo in sede europea su altre tematiche, credo che anche su questa avranno poco successo. Quindi, volenti o nolenti, secondo me dovremmo sottostare a questa normativa, che sarà molto più morbida di come viene descritta in realtà sulla stampa. Ma in realtà non dobbiamo ragionare soltanto in termini di obbligo da rispettare dell'Unione Europea, in realtà dovremmo ragionare in termini di convenienza. Cioè, il principio che si voleva far passare col superbonus, perché adesso giustamente tutti parlano di carneficina sociale ed economica, di ricadute sulle imprese che chiuderanno, sulle famiglie che hanno difficoltà, che sono tutti assolutamente discorsi che in questo momento bisogna fare e sono corretti. Però in realtà il principio che stavamo portando avanti col superbonus e che io spero che non muoia è quello dell'autonomia, indipendenza in molti casi energetica, ma non del paese Italia, quindi non soltanto del paese, ma del singolo cittadino. Il principio che deve passare è che poiché in base a queste misure usiamo delle fonti di energia che sono un bene comune di tutti, ciascuno deve avere il diritto di utilizzare questo bene comune, perché è anche il suo. Quindi deve avere il diritto di utilizzare, ad esempio, la luce del sole per potersi produrre l'energia gratuitamente. Quindi le fonti energetiche devono essere un po' come l'acqua, anche se l'acqua la stiamo pagando adesso, però deve essere un po' come l'aria. Alla Democratiche. fine deve essere, perché è democratica, è un bene di tutti. Questo, tra l'altro, ci dà anche un vantaggio economico, perché ci libera dalla schiavitù dell'energia, nel senso che riusciamo ad essere indipendenti dal punto di vista energetico ed economico sulle nostre abitazioni, e magari l'Italia, se dovessimo trovarci in futuro nuovamente in situazioni come quella che abbiamo vissuto allo scoppio della guerra in Ucraina, quindi renderci conto che eravamo eccessivamente dipendenti dal punto di vista energetico da un paese come la Russia, magari in futuro potremmo ritrovarci meno dipendenti da un qualsiasi paese, perché adesso se andiamo a cercare il gas in Algeria non cambia molto la situazione: eravamo dipendenti dalla Russia, diventiamo Adesso dipendenti dall'Algeria. dall'Algeria. Esatto, a meno che il sole non si spegne, in questo modo invece potremmo essere indipendenti rispetto agli altri paesi. Quindi il principio importante era questo, è questo, e io spero, insomma, che non muoia. Se sei d'accordo, volevo condividere un po', perché poi in tanti mi hanno chiesto, allora, condividi schermo, di condividere i dati di nomisma che ho citato in qualche videino breve, così li vediamo assieme. Tu sei del settore, così li leggo velocemente, poi magari se ritieni ci soffermiamo su qualcosa. Quindi siamo sul sito dell'istituto di ricerca nomisma.it, se andate alla parte press area, la vedete qua sopra, quindi all'area dei comunicati stampa, c'è 110% monitor l'analisi nomisma per misurare l'impatto economico della misura di superbonus 110. Non so se sapete, ma nomisma di fatto ha un osservatorio sempre attivo, che analizza man mano che escono, analizza i dati e si fanno, insomma, ragionano su quali sono gli effetti per l'Italia dei dati che acquisiscono. Dice: dopo lo stop del governo serve una strategia per riqualificare il 98% degli edifici residenziali esclusi dal superbonus. Con i superbonus gli edifici hanno registrato una riduzione del 50% delle emissioni di CO2, un risparmio in bolletta tra il 30,9% quando c'è un salto di due classi, e il 46,4% quando c'è il salto di tre classi. Noi abbiamo situazioni dove il risparmio energetico supera il 90% perché abbiamo preso edifici con classe energetica G e li abbiamo portati in A3 o A4 con soli interventi impiantistici, e con questo intendo senza fare cappotto, senza cambiare le finestre, eccetera. Poi citano la direttiva dell'Unione Europea che citavi tu: per far fronte alla direttiva dell'Unione Europea sulle case green entro il 2033, classe minima D, agli impegni sulla neutralità carbonica, emissioni zero al 2050, e per sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie eterogenee sarà imprescindibile il meccanismo della cessione dei crediti. Perché la vera forza è questa: ok, super bonus, tutto quello che vogliamo, però se non ci fosse stata la cessione del credito, il super bonus probabilmente non avrebbe portato grandi risultati.
La cosa che ci vado veloce sui dati, secondo me, più significativi. Sostanzialmente, a fronte di 65 rotti miliardi di lavori, la spesa per lo Stato finora impegnata almeno è di 71,8 miliardi, perché come sappiamo non è che lo Stato ha già speso questi soldi, cioè gradualmente negli anni andrà a riceverli come minori entrate, però non è che lo Stato oggi ha fatto un bonifico di 71,8 miliardi. Ha iniziato, diciamo che sui cassetti fiscali ci sono questi crediti che poi gradualmente dovrebbero essere recuperati ai cittadini. A fronte di questa roba qua, vado veloce su tutti i dettagli degli interventi, sulla distribuzione geografica di dove sono stati fatti gli interventi, poi andate sul sito di Nomisma e ve lo leggete. Comunque, la parte secondo me significativa è che secondo il recente studio l'impatto economico complessivo del superbonus 110% sull'economia nazionale è stato pari a 195,2 miliardi di euro, con un effetto diretto di 87,7 miliardi. Poi magari ci spieghi un po' cosa significa. 39,6 miliardi di effetti indiretti e 67,8 miliardi di indotto. Non so adesso se tu ci vuoi spiegare un po' le differenze tra effetti diretti, indiretti e indotto. Sì, allora io, siccome Nomisma aveva fatto il suo primo studio prima della campagna elettorale, quindi mi ricordo bene che aveva già parlato di un moltiplicatore di 3, quindi significa che Sì. per ogni euro speso si creava ricchezza per 3 euro. Quindi in realtà il calcolo di 195 miliardi l'avevo già fatto prima di Nomisma, perché avevo semplicemente moltiplicato Preso per la 3 spesa. l'importo ammesso a detrazione. Allora, no, l'effetto diretto, quindi è quello di cui parlavamo prima, quindi l'effetto diretto sono quello che riguarda il settore edile in via diretta, quindi imprese edili, insomma, è tutto quello che è il giro d'affari di queste imprese, quindi gli stipendi, tutte quelle che sono, insomma, gli effetti in termini di produzione di reddito e ricchezza. 39 miliardi di effetti indiretti sono i settori che sono collegati in qualche modo al settore edile. Io penso ad esempio al settore del commercio, che è assolutamente legato al settore Trasporti. edile, a trasporti, insomma, servizi connessi in qualche modo, che possono essere di ogni genere. Indotto è tutto quello che viene dopo, è l'esempio che facevamo prima, quindi i lavoratori dipendenti, l'esempio più classico, ricevono gli stipendi e questi stipendi vengono spesi per fare la spesa, per fare gli acquisti di vario genere, per la vita, per la famiglia, quindi generano a loro volta un'economia. Questo è l'esempio più classico. Quindi ci sono 3 gradi, diciamo, di vicinanza al settore edile. Quindi si parte dal settore edile, nel vero senso della parola, a quello immediatamente collegato al settore edile, e poi a quelli che sono tutti gli effetti, sul sistema economico in generale. Io volevo ricordare anche un'altra cosa adesso mentre parlavi, mi è venuta in mente. Allora, a parte che a me dispiace che fino a pochi mesi fa non c'era un solo partito, un solo parlamentare che non promuovesse in qualche modo il superbonus. In campagna elettorale tutti hanno usato la materia per farsi, inclusi noi, ma noi insomma siamo stati coerenti in questo, per Certo. farsi propaganda elettorale sul superbonus. Questo perché? Perché tutti avevano potuto apprezzare la bontà di questa misura. Però quella cosa che volevo ricordarvi, adesso che si parla, ma si dice costa un sacco, non si può sostenere per le casse dello Stato, 110% è tanto. Io voglio ricordare che quando è nato il superbonus, eravamo a maggio del 2020, cioè le nostre città e i nostri paesi erano vuoti, erano deserti, perché non potevamo circolare per strada, c'erano i negozi chiusi, c'erano le imprese chiuse. Quindi il timore, ma il terrore, è che ci arrivasse addosso una crisi senza precedenti, perché sarebbe arrivata. Quindi occorreva fare qualsiasi cosa per rilanciare l'economia. E l'elemento principalmente trainante che poi ci ha conseguito di avere quell'aumento del PIL nell'anno successivo è stato il superbonus, è stata l'edilizia. Ci ha fatto sperare nel futuro una misura di questo tipo, a tutti, non soltanto a chi lavora nell'edilizia. Questa cosa spesso in questi giorni si dimentica. Quindi
Io capisco che dal punto di vista politico si cerca di trovare un capro espiatorio, è una cosa che è naturale, insomma, nella politica, e quindi si sta dicendo: ah, Conte ha fatto male i conti. Tra l'altro, come se fosse Conte a fare i conti della legge di bilancio, o Draghi o la Meloni. Certo. Ovviamente c'è la ragioneria generale dello Stato che bollina i provvedimenti, se non sono coperti, i provvedimenti non passano. Però, insomma, questa cosa è molto importante. Senza una misura di questo tipo, io non so se non saremmo caduti in una profonda crisi economica e non so se ne saremmo usciti. Ci sono nello studio di Nomisma un altro paio di dati, vi ricondivido perché secondo me sono interessanti, perché si parla sempre, fatemi zoomare leggermente, vediamo un po', si parla sempre di quanto è costato, quindi euro speso, ritorno economico, però ci sono secondo me un sacco di robe interessanti che magari sono meno come si dice, emozionanti rispetto a dire i moltiplicatori, le cose eccetera. Allora, si parla ad esempio del concetto di incremento del valore degli immobili oggetto di riqualificazione. Cioè, se noi valutiamo l'incremento di valore di questi immobili, qua devono fare un'approssimazione, naturalmente dicono, ipotizziamo che siamo partiti tutti dalle classi energetiche inferiori, quindi F, G, eccetera, questi immobili avrebbero avuto un incremento di valore di 7 miliardi. E questo è un incremento di valore per i cittadini, questi non sono soldi che tornano nelle tasche dello Stato. Poi si parla di un'altra roba interessante, cioè l'impatto a livello ambientale. Qua ormai, secondo me, stiamo sempre troppo a parlare di soldi, vanno bene i soldi, perché in realtà è una cosa importante, sacrosanta, si basa tutto su quello. Però voglio dire, la salute di una famiglia che vive meglio a casa sua ha un peso, ha un'importanza, ce ne freghiamo. Il fatto che stiamo inquinando di meno, anche questo passa in cavalleria. Si dice in uno scenario in cui si stima che in Italia il settore delle costruzioni consumi oltre il 30% dell'energia primaria, generata per il 93% da fonti non rinnovabili, quindi quasi tutta l'energia primaria in Italia è generata da fonti non rinnovabili. Poi si dice anche che il settore delle costruzioni è responsabile di circa un terzo delle emissioni di gas serra. Risulta particolarmente rilevante anche una valutazione dell'impatto positivo a livello ambientale. Dai risultati dello studio emerge una riduzione totale delle emissioni di CO2, quindi di anidride carbonica in atmosfera, responsabile mediamente del 40% del totale, con punte fino al 70% nelle grandi città, stimate in 1,42 milioni di tonnellate. Sostanzialmente sta parlando di un impatto veramente significativo. E poi vogliamo parlare di soldi? Allora parliamo del fatto che le famiglie finora hanno risparmiato circa 29 miliardi di euro come minori consumi, come risparmi medi in bolletta. Il vecchio studio di Nomisma, ricorderai, parlava di un risparmio attorno ai 500 euro a famiglia. Ovviamente con l'aumento dei costi energetici, gas e tutte le altre cose, abbiamo gasolio per chi ha ancora le vecchie caldaie a gasolio, c'è stato un risparmio per le famiglie che sfiora i 964 euro all'anno, sfiori 1000 euro l'anno. Altro elemento, Berlusconi, ve lo ricordate, 1 milione di posti di lavoro. Ora io non voglio fare lo spot a nessuno, però questi sono dati oggettivi e io non sopporto che quando tu ragioni, analizzi i dati oggettivi, poi diventi il portavoce dell'uno o l'altro movimento politico. A me sta roba non interessa. Però leggo qua su uno studio di Nomisma che l'impatto sociale ha visto un incremento di 641.000 occupati nel settore delle costruzioni e 351.000 nei settori collegati. L'addizione è facile, sono 992.000 occupati, non sono 1 milione, però credo che sia abbastanza significative. Poi trovano anche questo parametro dove vedono che una produzione aggiuntiva di 1 miliardo di euro nel settore delle costruzioni produce un incremento di 16.402 unità di lavoro netti, quindi sono 16.000 persone in più che vengono assunte. Insomma, ragazzi, i punti interessanti sono veramente parecchi. Io, ad esempio, facevo l'altro giorno, Emiliano, una riflessione su, noi ragioniamo su le robe più vicine a noi, quindi l'impresa acquisisce l'appalto, quindi comprerà dei materiali, dei fornitori lavoreranno, eccetera, no? Quindi i numeri, quelli diretti. Però guarda, l'altro giorno ragionavamo con Maria Laura sugli effetti impressionanti sul ricettivo, ad esempio.
Cioè, ogni nostra squadra che sta in giro per l'Italia a installare, dorme in albergo, se non dormi in albergo dormi in B&B o dormi in Airbnb, mangia, tendono a mangiare le persone quando lavorano, no? E quindi non mangi facendoti la spesa a casa, quindi mangerai nel ristorante, cioè qualcosa mangi ed è tutto fatturato non diretto nel settore delle costruzioni, è su altre cose. Il settore trasporti, come dicevamo prima, quindi l'impatto è veramente significativo. Quindi io trovo assolutamente allucinante che questa roba venga stoppata in questo modo brusco e in questo momento. Non so tu come la vedi. Allora, quelli sì, quelli di cui parli albergo, quelli sono i servizi di cui parlavamo prima, quindi sono gli effetti indiretti, no? Riguardanti i servizi connessi. In realtà la cifra che ha detto è proprio 1 milione di posti di lavoro, perché se sommi sono 900, sono 92, sì. 900, 900, quindi siamo al 1 milione di posti di lavoro. Guarda, io... Allora, è stata, diciamo, un meccanismo, non so, forse per un colpo di fortuna che ha messo insieme elementi come l'efficientamento energetico, l'indipendenza energetica, il rilancio dell'economia, è quello che ha portato poi l'occupazione. Insomma, è stato praticamente l'incrocio perfetto di una serie di esigenze e necessità messe insieme con questo meccanismo, che alla fine è stato un meccanismo geniale. C'è un problema per le casse dello Stato. La cosa che non riesco a sopportare è per quale motivo gli apparati ministeriali dello Stato a questo punto non fanno un calcolo serio su quello che è il costo. Perché se non fai un calcolo serio su quello che è il costo, allora non puoi parlarne seriamente e quindi sei portato a riflettere su tante altre cose e su quelli che potrebbero essere i motivi che ti hanno spinto a fermare una misura di questo tipo. Adesso le cose da dire sarebbero tante, non voglio, insomma, non voglio allontanarmi troppo da quello che è poi lo studio di Nomisma, ma mi pare che se vai avanti in quello studio parla una delle accuse che è stata fatta al super bonus è quella di aver riguardato principalmente le famiglie abbienti. Okay. Allora, è vero che non tanto per una questione di soldi, secondo me anche per una questione di strumenti a disposizione, molte famiglie con un reddito medio, medio alto, si sono mosse prima, insomma, si sono mosse Sì. prima quando sono riuscite ad accedere prima alla misura. Però mi pare che lo studio di Nomisma parli comunque di 1.700.000 cittadini con reddito medio-basso che hanno avuto accesso alla misura. Quindi questo è un dato assolutamente importante. E sono quelli che hanno bisogno più di tutti. Quindi se una Assolutamente. modifica deve essere fatta a questa legge, sicuramente è quella di ripristinare assolutamente lo sconto in fattura, perché non vedo altre possibilità. Per rendere più efficienti e migliorare, ad esempio, i grandi condomini delle periferie delle città, perché quelle hanno sicuramente categorie energetiche molto basse, quelle Tragica, chiara. costruzioni. Quindi tu lo sai meglio di me perché fai questo lavoro. Quindi sono quelli che più di tutti hanno bisogno di un efficientamento energetico e sono anche quegli stabili che ospitano le persone meno abbienti, che non riusciranno mai ad anticipare le risorse per realizzare questo tipo di lavoro. Quindi, se vogliamo, ma dobbiamo efficientare i nostri fabbricati, le nostre case, io sinceramente, ma è stato detto anche oggi in audizione dalle categorie sociali, tutte indistintamente, non ci sono alternative allo sconto in fattura e alla cedibilità dei crediti. Se ha paura per i conti dello Stato, se si ha paura per i conti dello Stato, innanzitutto rifacciamo bene questi conti. Se effettivamente Una c'è un volta per costo, tutte. una volta per tutte, se il costo è esagerato, allora prendiamo, insomma, facciamo delle misure per rendere ordinata la spesa per lo Stato. Io non so se si può fare, innanzitutto si può partire dalle classi, come stavamo dicendo, di reddito più basse per restringere un po' la Certo. platea. Si può pensare anche a dei tetti annuali. Un massimo annuale in tutto il Di X paese di miliardi. crediti cedibili di X miliardi, in modo tale da dare però certezza alle imprese, certezza a tutti gli operatori. Però non si può fare a meno di uno strumento di questo tipo. Il mio timore,
È sempre stato questo. Il mio timore in realtà è che quello che fa paura non è il super bonus, non è la spesa per lo Stato. Quello che fa veramente paura è che ci siamo inventati un meccanismo che di fatto, ce lo dice anche Nomis, ma ce lo dicono tutti, si autofinanzia in parte, per la metà, per il 70%, quello che vi pare, però si autofinanzia. Si autofinanzia significa che su 100, 70 me li ripago da soli con la spesa stessa. Cosa Da subito. significa? Facciamo che sia il 50%, che mi rientra in tasca il 50%. Se a me rientra in tasca il 50% da subito, come dici tu, perché poi la spesa in realtà è ripartita in 5 o 10 anni, Come mentre flussi di quella. cassa spettacolare, perché tu prendi subito il 50, hai speso all'inizio zero, giusto? Cioè stiamo parlando del fatto che le imprese e tutti gli altri versano contributi, IVA, imposta, eccetera. Quindi lo Stato fino a che il cittadino o l'impresa recupera la prima annualità come sconto fiscale, o che lo recuperi la banca alla quale sono stati ceduti i crediti, fino a quel momento lo Stato ha speso 0 euro, giusto? Euro, esatto, Però sì, l'IVA se l'è e presa subito, i contributi se li è presi mese per mese. non solo quando lo Stato inizierà ad avere minori incassi, in realtà sotto forma di imposte, perché uno usa quei crediti negli anni successivi, però in quegli anni ci sarà ancora del gettito, perché c'è, insomma, ne abbiamo sentito parlare tutti anche in televisione, c'è un effetto trascinamento. Se c'è un anno di forte crescita, questa crescita in realtà genera talmente tanta economia che si trascina anche negli anni successivi, che è infatti l'aumento del PIL che abbiamo visto anche nel 2022, nonostante nel 2022 le cose fossero andate già un po' meno bene. Però alla fine se il MEF non giustifica con i numeri, non solo le parole non bastano, non giustifica con i numeri questa ostilità alla misura, uno può essere portato a pensare che se è una misura che per la metà si finanzia da sola, significa che al debito pubblico devo ricorrere soltanto per l'altra metà, che non si autofinanzia. Quindi riduce la necessità di ricorrere al debito pubblico. Se non mi dai i numeri, allora io sono legittimato a pensare, magari ti interessa mantenere il livello di debito pubblico alto, ti interessa continuare a pagare 81 miliardi, perché quest'anno arriveremo a 81 miliardi di interessi passivi a chi detiene il nostro debito pubblico. Cioè, Ma alla sta roba non l'ho fine. mai capita. Ma chi detiene? Cioè, ma questo debito pubblico chi ce l'ha? Cioè, noi Beh, siamo debitori verso. in gran parte sono banche e fondi di investimento, fondi esteri soprattutto. Allora, ci sono due mercati. C'è il mercato primario, che è come se fossero i grossisti di frutta e verdura, che comprano direttamente dall'agricoltore. Così ci sono un elenco, si chiamano specialisti del debito pubblico, che acquistano il debito direttamente dallo Stato. E c'è un elenco, si può trovare anche su internet. E poi questi, io immagino, perché poi non sono, la mia esperienza non è che così vasta, però questi specialisti acquistano all'ingrosso, poi rivendono ad altre banche, ad altri fondi di investimento, e immagino che una parte continuino comunque a conservarlo e a detenerlo loro. Però non c'è più come prima una detenzione dei titoli di Stato come erano i bot da parte dei cittadini, ad esempio. In realtà gran parte del nostro debito pubblico ormai è in mano a banche e grandi fondi di investimento, che quindi nel complesso, se tu ogni anno guadagni 81 miliardi, c'è un legittimo interesse a continuare una situazione di questo tipo, no? Quando Ti si parla di scoccerebbe guadagnarne la metà, per dire. beh, 81 miliardi, insomma, ma poi anche quello che si dice spesso questi giorni, poi questi economisti che adesso saltano fuori tutti espertoni di super bonus, a me dispiace sinceramente. Quello che si dice è che grazie, cioè alla fine il settore edile è cresciuto così tanto perché è stato drogato, che per carità può essere vero, perché comunque paga, alla fine se paga lo Stato c'è una sorta di, no, droga del mercato. Però in realtà, ma la vera droga, la vera eroina per lo Stato italiano è il super bonus o il debito pubblico? O è questo interesse a tenerci sempre vivi, quindi no, non ci fanno morire di overdose?
ci tengono sempre vivi sulla soglia di sopravvivenza. Noi però abbiamo sempre la necessità di avere l'eroina perché siamo dei tossicodipendenti. Quindi qual è la vera droga? Il debito pubblico? E su questo ci sarebbero da fare tanti altri ragionamenti, o il superbonus? Cioè, e quegli interessi passivi, tra l'altro, vanno via, eh. Non è che hanno un ritorno come il superbonus in termini di risparmio energetico, efficientamento, lavoro, gettito fiscale. Quelli se ne vanno semplicemente. Veramente incredibile. Poi, dopo la chiacchierata dell'altra mattina, alcune cose io non le sapevo e no, non le dico pubblicamente, va bene così, però comunque certi meccanismi li ho trovati veramente assolutamente inquiettanti. Se sei d'accordo, prima di salutarci, io ho selezionato un po' di domande. Cerchiamo di fare botta e risposta. Alcuni sono semplici commenti che dicono, ad esempio, nessuno parla della percentuale che le banche si prendono per acquistare i crediti, cioè in questo momento. È vero che qualche banca sta riaprendo, però i tassi sono importanti, quindi se l'impresa, per dire, aveva fatto conto di recuperare 100 su 110 avendo fatto lo sconto in fattura, quindi recuperare almeno il fatturato, se oggi ti trovi a dover cedere a 80, 70 o chissà che cosa ne viene fuori, a questo punto diventa complicato. Secondo te si può ipotizzare un meccanismo di, non lo so, tipo una convenzione tra banche e Stato per un po' calmierare i costi, gli oneri finanziari di queste cessioni? Allora, sì, allora, se il superbonus ovviamente è una misura completamente nuova, non è nata perfetta, c'erano comunque tante cose da correggere. È nata nel periodo che stavamo dicendo prima, in piena pandemia. Il primo obiettivo era rilanciare l'economia, avevamo necessità di fare soltanto quello in quel periodo là. Però se c'erano correttivi da fare, ad esempio, uno è su questo. Quindi sul mettere dei limiti a quello che è il guadagno dell'acquirente, spesso della banca, quindi non solo la banca, perché nella prima cessione un po' tutti possono essere acquirenti. Sicuramente il guadagno c'è stato e questo penso che sia stato riflettuto, in qualche modo si sia riverberato sui bilanci delle banche, che infatti presentano tutti quanti insomma, degli utili abbastanza. Sono andati bene. Quindi sì, Poi, questo è assolutamente questa era la modifica da fare, non interrompere il meccanismo. assolutamente. E Poi anche, no, ci aggiungo su questo, vai. se non ci danno i numeri, poi la mente corre alla fine. Uno dei motivi del blocco, del irrigidimento del mercato poteva essere anche questo, cioè se io tengo ferma l'impresa per tanti mesi con i crediti fermi, incagliati, è ovvio che dopo tanti mesi quell'impresa è disposta a cedermi i crediti pagando una commissione maggiore. Quindi ci può essere stato anche un interesse di questo tipo. Quindi se prima ti davo il 102, Poi il ti 100, fermo, poi e poi ti 85, costringo a darti l'85, l'80, quello che è, e ci quello che guadagniamo molto di più. decideranno. Dottor Angelo Bertazzoli fa una riflessione, dice: onorevole Fenu, una considerazione, l'attuale normativa sui bonus edilizi è in completa antitesi con la ratio originale della norma, consentire meno abbienti di effettuare interventi di concessione, ora i lavori li potranno sostenere solo i ricchi. Allora, questo non è vero in realtà del tutto adesso, perché per così come è stata congegnata la norma, in realtà non potrà accedervi praticamente nessuno. Potranno accedervi forse i condomini dei ricchi, ma devono essere tutti ricchi. O gli Per un edifici semplice... unicoproprietario? Gli edifici unicoproprietario, sì. No, però allora, col sistema delle detrazioni uno deve anticipare l'importo dei lavori, quindi mettiamo Certo. un edificio a 100, 120, 150, non lo Ok. so, se fai tutti i lavori, insomma, attorno ai 100. Se uno riesce a anticipare 100.000 euro di lavori, molto probabilmente ha un reddito superiore a 15.000 euro. 15.000 euro, vi ricordo che è il tetto parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, però 15.000 euro. Quindi tu sopra i 15.000 euro di reddito non puoi accedere al superbonus, ma se hai 100-150 mila euro da anticipare, molto probabilmente hai un reddito superiore a 15 mila euro e quindi non puoi È un accedere. Quindi in paradosso, realtà anche chi ha praticamente. soldi non può farlo, no? E nei condomini il ragionamento è simile. Io magari ce li ho i soldi da anticipare per fare lavori condominiali, però
una buona parte delle Quasi persone non ce li avrà. sicuramente gli altri non ce li hanno e non consentiranno di fare i lavori condominiali. Quindi nei condomini normali questi lavori non si faranno. In un condominio ai Parioli, dove tutti invece hanno la disponibilità, potrebbe essere che si mettono d'accordo e loro magari, se sono tutti, insomma, con la disponibilità finanziaria, possono fare questi lavori qua. E poi ci sono ovviamente dei commenti che ci ricordano che in realtà le truffe non sono state fatte con i super bonus perché c'era tutto il sistema di visti, asseverazioni, eccetera. Poi un po' di domande provocatorie. Onorevole Fenu, ma quando Draghi affossava la cessione del credito, il suo partito non mi sembra si sia opposto più di tanto, o meglio, a parole forse sì, ma in aula al momento del voto tutti compatti. Come l'hai vissuta questa cosa? Come è andata veramente? Allora, è andata che, a mio parere, il governo Draghi non è caduto per l'inceneritore, ma è caduto per il superbonus. Io mi ricordo bene quello che è successo a luglio, perché ero là, ero al Senato nella scorsa legislatura, ed erano trascorsi ormai mesi, 6 mesi, 6 mesi di modifiche, di fatto di attacchi anche nei nostri confronti, perché noi ci lavoravamo da inizio legislatura alla cedibilità dei crediti e abbiamo creduto tanto nella misura del super bonus. Quindi l'attacco al super bonus era un attacco nei nostri confronti. Se fossimo usciti dal governo, probabilmente in quel periodo là, il governo Draghi avrebbe continuato ad avere una maggioranza e sarebbe andato avanti, forse anche meglio. Nel fermare questa misura perché non c'eravamo noi in maggioranza, quindi questo è quello che abbiamo pensato. Però dopo tanti tentativi, alla fine, a luglio del 2022, quando era chiaro che Draghi voleva uccidere il superbonus, ormai non c'era più nessun tipo di dubbio su questo, nonostante tanti di noi sapessero che sarebbero andati a casa prima. Un anno prima rispetto a quelle che sarebbero state poi le elezioni, perché si parlava addirittura di fare le elezioni a maggio del 2023, non ce ne fregava più niente, eravamo tutti sereni, cioè avevamo la serenità di chi le aveva tentate tutte, e ormai non c'era altra strada che far cadere quel governo là, anche a costo, per chi magari ci teneva alla poltrona, perché si parla di poltrona, di perdere la poltrona con un anno di anticipo. Quindi eravamo disposti assolutamente a fare questo. Quindi questo fa capire quanto tutti noi tenevamo a questa misura. Draghi sicuramente ha aumentato poi l'attacco nei confronti di questa misura dopo che non è stato più eletto Presidente della Repubblica e in qualche modo ci ha addebitato gran parte delle colpe. Altre domandine. Allora, intanto Emanuele ci dice che come da cittadino Aire si sente discriminato dalle nuove modifiche alla legge introdotta, così come tutti gli altri incapienti dal punto di vista fiscale. Manuel ci dice, ciao a tutti, c'è Ingegner Marcello, grazie anche all'ospite molto speciale, grazie per l'informazione preziosa. Vita Antonio dice grazie di questa live Ingegner Conto, complimenti per l'ospite che ci sta dando informazioni puntuali e concetti inconfutabili sull'energia solare gratuita per i cittadini. Quindi tanti complimenti. Marco ci dice: sono dipendente di un'azienda che vende termoidraulica. Ho riqualificato casa con Superbonus, comprato una macchina elettrica e tanto altro. Come quantifichiamo questo? Ed effettivamente questo è un aspetto importante. Maria è molto preoccupata perché dice: stanno aspettando che scadano i termini di marzo per potersi prendere tutti i soldi che abbiamo nel cassetto fiscale, contenti di ricoprire questo famoso buco. I cittadini possono temere che i loro soldi del cassetto fiscale vengano espropriati dallo Stato oppure no? No, ma a mio parere no, non nel senso del Non c'è credito. questo rischio. No, c'è il rischio, allora c'è il rischio che i cittadini non riescano a usarli. E quindi con la classifica, Preoccupante. questo ne approfitto per dire un'altra cosa. In questo, come la norma adesso, se non si usano nell'anno di competenza vengono persi, lo sappiamo tutti, no? Però ne approfitto per dire una cosa. Allora, Istat. Ma penso questi giorni, perché dovrebbe essere entro il 1º marzo, quindi entro dopodomani, a meno che non sia cambiato qualcosa, dovrà esprimere il parere sulla classificazione.
Noi abbiamo classificato sempre questi crediti come non pagabili. Cosa significa questo? Significa che sono sprecabili, perdibili. Significa che il cittadino che ha un credito di questo tipo in pancia, se non lo usa nell'anno di competenza, ad esempio nel 2023, 10.000, nell'anno 2023 ne usa solo 5.000, gli altri 5 li perde. Quindi questo Certo. significa sprecabili, perché lo Stato non è tenuto a pagarteli, a rimborsarteli, sono affari tuoi. Se riesci a usarli bene, se non li hai persi. Questo è il Chiaro. credito non pagabile, non pagabile in quel senso. Quindi lo Stato non lo deve pagare, non è tenuto a pagarlo. Se Istat, come si dice, come sembrerebbe, secondo me sarebbe una classificazione sbagliata, però parrebbe che voglia cambiare classificazione, considerarli pagabili, a quel punto saltano tutti questi paletti. A quel punto, ad esempio, quei 5.000 non li perdi più, non li devi perdere più, ma li puoi riportare agli anni successivi finché non li usi tutti fino all'ultimo centesimo. Questo il governo non lo sta dicendo, però stiamo attenti, questa cosa è una cosa da portare avanti anche, da diffondere. Se cambi la classificazione da non pagabili a pagabili, E poi li devi pagare. e poi li devi pagare, diventano Appunto. pagare, cioè alla fine lo Stato è tenuto a rimborsarli. La norma probabilmente rimarrà così, che restano perdibili, però non c'è più quel paletto là e quindi il governo potrebbe benissimo concedere, ad esempio, la riportabilità agli anni successivi. Assolutamente molto interessante. Quindi da un lato, se li dichiarano pagabili, hanno quel vantaggio che dicevi prima, che scaricano una parte dei costi già sulle annualità di competenza, no? Quindi Solo il super bonus sull'annualità fatto nel precedente. 2020 sul 2020, quindi si Esatto. scaricano i bilanci per quest'anno e per l'anno prossimo. Dall'altro lato, però, potrebbe essere un bene per i cittadini questo, perché il problema della capienza c'è tanto, cioè tanti sono preoccupati di non riuscire a comunicare l'opzione entro il 31 marzo e quindi perdere anche Allora, questi crediti. se Istat cambia il parere, a questo punto il primo nostro emendamento sarà questo. A questo punto modifichi la norma e li rendi riportabili all'infinito. Alle anni successivi finché non li usi tutti, Esatto. certo. Tommaso ci dice: live perfetta su tutti i fronti, argomenti trattati, modalità della conversazione, audio, eccetera. Complimenti vivissimi all'ingegnere e al dottor Fenu. Insomma, gli è piaciuta la live. Altri spunti interessanti. Massimiliano dice: la gente dimentica che fino al 2019, prima del virus, era tutto bloccato. Letteralmente, imprese edili e professionisti si prostituivano per una pratica edilizia. Esatto, ma Verissimo. io guarda un'altra cosa, scusa, man mano che Vai. leggi le cose poi mi vengono in mente perché c'è tanto tanta di quella roba da dire. Sì. Qualche collega parlamentare, insomma, di quei i professorini, come li chiamo, ci sono dei professorini che conoscono benissimo le regole economiche, contabili, sono degli accademici, dei professori. Però come succede in questi casi? Tu conosci talmente tanto bene una materia delle regole che te ne senti il custode in qualche modo, cioè sei il depositario della legge, delle regole, quindi tendi anche a conservarle e a proteggerle, a non innovarle. Quindi Certo. alla fine, mentre sarebbero invece dei parlamentari preziosi perché conoscono benissimo la materia economica e contabile, purtroppo c'è l'atteggiamento umano che alla fine tende a proteggere quello che sa, quello che conosce. Tra le tante cose che ho sentito questi giorni, il fatto che alla fine si è investito nelle case e non ad esempio nell'innovazione per le imprese, che quello sì che genera produttività. Ma io non è del tutto vero questo, nel senso che secondo me è stata un'occasione che spero che resti un'occasione per far nascere una nuova filiera su un tema molto innovativo, che è l'efficientamento energetico, la produzione di energia da fonti rinnovabili, una filiera non solo di installatori e di imprese edili, ma di produttori, perché ricordiamoci che i produttori di questi strumenti, di questo materiale, dei pannelli fotovoltaici, dei sistemi di accumulo che sono fondamentali per il futuro, i produttori hanno investito in macchinari nuovi. È questo che genera innovazione, perché i macchinari sicuramente sono stati, avrebbe sicuramente stimolato la realizzazione di macchinari anche innovativi, maggiore automazione. Quindi anche questo aspetto qua in realtà non è vero. È vero che
l'investimento diretto era sulle abitazioni, ma l'investimento indiretto di cui parla Nomisma invece è sull'innovazione tecnologica, che ci servirà tra l'altro, perché comunque la direttiva arriverà in Italia, è una questione di mesi. La cosa, secondo me, la differenza, cioè l'altro parametro da valutare, perché come dici tu, ed è vero, risulta anche a me che siano state ampliate le linee produttive dei produttori, e parlo anche di tante aziende italiane, quindi non solo il produttore cinese, diciamo la verità, per il produttore cinese il fabbisogno italiano è irrilevante, cioè non gli cambiamo niente sostanzialmente, noi ci sentiamo molto fighi, però in realtà a livello globale siamo un po' piccolini. La cosa importante secondo me è la certezza, cioè come puoi pretendere che un produttore di qualunque cosa crei nuove linee produttive se poi l'orizzonte temporale è da qui a 6 mesi, da qui a un anno? Quindi l'innovazione ce l'hai davvero, gli investimenti importanti ce li avresti davvero se tu dici allora, ragazzi, vi piacciono o non vi piacciono, queste sono le regole, per i prossimi, boh, 10 anni, 8 anni, 15 anni. E le persone si organizzano, le aziende assumono altre persone, le formano. Cioè, oggi pensate che noi abbiamo visto questo periodo anche da parte di tanti produttori, la diminuzione di livello qualitativo. Non parlo di prodotto, parlo di ti arriva la merce sbagliata. Perché? Perché hanno dovuto raccattare gente in fretta, non hanno avuto il tempo di formarli, forse non avevano neanche l'interesse a formarli perché era una misura con una scadenza così breve. Quindi secondo me l'altro parametro fondamentale quando ragionerete sul superbonus del futuro sarà una costanza di un'agevolazione, alta o bassa che sia, però per un certo numero consistente di anni. Certo. Sì, ma il ragionamento che si faceva adesso in commissione era questo, insomma, quello che sappiamo tutti. Alla fine è stata anche la ristrettezza, quindi il fatto che durasse così poco che ha generato, che può aver generato, ad esempio, un aumento dei prezzi. Quindi in realtà ne parlavamo proprio poco fa in commissione, andrebbe reso strutturale, però comunque l'arco temporale deve essere almeno di 10 anni. Poi la percentuale, in realtà la riduzione della percentuale era già prevista al 70% nel 2024, al 65% nel 2025. Quindi era già tutto previsto, e il 110 non è nato per essere 110 per sempre. Addirittura l'avevamo previsto per soli 2 anni. Serviva per superare il periodo di pandemia che ora sembra che in pochi si ricordino. Assolutamente. Poi qua ci sono tanti commenti preoccupati, tipo Marilena che dice per terminare i lavori in tempo mi sono indebitata, dobbiamo assolutamente rientrare. Massimiliano dice se è drogato il settore edile, l'automobile cos'era? Effettivamente qualche soldino l'abbiamo dato anche sull'automobile. Poi tanti preoccupati sulle capienze, su queste cose, perché lo Stato non paga i suoi debiti con le aziende e noi dobbiamo pagare. Poi non, insomma, altri commenti lasciamo perdere perché non entriamo nel merito del fatto che qualche esponente del governo abbia fatto o non fatto il superbonus, perché secondo me è abbastanza irrilevante. Atene Energie, io non concordo su questo commento dove dice ingenuità, avete iniziato lavori senza un contratto di cessione, perché io ti posso raccontare la nostra esperienza, se hai qualche altro minutino e poi chiudiamo. Noi abbiamo iniziato il superbonus con degli accordi con un gruppo di investitori che avrebbe acquisito i nostri crediti. Già dopo un po' di tempo sono cambiate le regole e questo non era più possibile. Allora, in tanti hanno fatto accordi quadro con le banche, con le grosse multi-utility, eccetera. Poi cambiano di nuovo le regole e quelle banche, quelle multi-utility, i crediti non ti prendono più. Quindi spesso non c'è stata ingenuità da parte dei players, c'è stata semplicemente che sono cambiate le regole e se la banca Pinco Pallino ha certe regole era in condizione di accettarti i crediti, ad altre regole magari no. Quindi io non la vedo così come una questione di ingenuità, è molto superficiale come visione, secondo me. Ma in Ecco, realtà aggiungo che, cioè, non è questione di ingenuità, è questione che è stato violato un principio del nostro ordinamento, che è il principio di affido, un principio dovrebbe essere banale, basilare, che è quello dell'affidamento sulla norma dello Stato, soprattutto in materia fiscale. Infatti lo Statuto del Contribuente, che credo che sia la norma più violata in assoluto dallo Stato, prevede che le norme fiscali siano irretroattive.
quindi che non siano retroattive, perché il contribuente deve fare i suoi programmi, i suoi piani sulla base di quella che è la norma per il futuro. In questo caso è stata una violazione eclatante. Assolutamente. Inaccettabile secondo me, assolutamente imbarazzante questa cosa. E purtroppo, come ci dicevamo di persona l'altro giorno, il problema è questo: secondo me sta passando un incendio sul tessuto imprenditoriale italiano, ma anche sulle famiglie, perché tanti sono sull'orlo della bancarotta, perché come ci diceva l'amica insomma, di cui abbiamo mostrato il commento poco fa, tanti hanno investito i loro risparmi di una vita per cercare di portare a compimento il termine, insomma, portare a termine il loro progetto, e oggi si trovano senza soldi, o che stai pagando un prestito con la banca, più stai pagando il mutuo, più dovresti, magari stai pagando un affitto perché casa tua è ancora inagibile perché il cantiere si è bloccato. Quindi il problema è grave e mi chiedo quanto tempo ci vorrà per riprenderci da questa cosa qua se non ripartono subito le cessioni. Questa è secondo me, la preoccupazione grande, ok? Sergio Carboni, ingegner contro l'onorevole Fino, siete una bella coppia, forza Paris. E va bene. Allora, Emilia, non so se vuoi dirci qualcosa in chiusura, altrimenti ti lasciamo andare, so che sei super, super incastro. Allora, Prego. io ti volevo ringraziare, ti volevo anche chiedere di andare avanti, come lo dico a tutti, come stiamo cercando di farlo noi. Sicuramente è una situazione drammatica per chi, per le imprese, per chi, per le famiglie che sono fuori di casa, che stanno vivendo il problema sulla propria pelle. È molto frustrante per chi, come me, ad esempio, come noi, ha seguito il tema dall'inizio e vede una profonda ingiustizia anche nelle parole che si sentono da parte del governo, da parte io tra ieri e oggi, insomma, sto leggendo commenti di economisti, non voglio fare il populista o insomma facile demagogia, però spesso sono persone che non hanno messo il becco fuori dal proprio ufficio, insomma, all'università, insomma, forse non conoscono così a fondo la realtà. La politica ti dà l'opportunità di conoscere un po' meglio anche la realtà se uno gira tra le persone. Io non sono pessimista, sono contento del fatto che abbiamo creato uno strumento che ormai secondo me è inarrestabile. Io in aula giovedì ho citato un report che la Commissione europea fece nel novembre del 2021 proprio sul Superbonus 110. La Commissione europea, tra le varie cose ovviamente, suggerì di estendere il superbonus a tutti i paesi europei. Quindi è uno strumento, secondo me, talmente vincente, talmente innovativo, ed è per questo che si è attirata l'ostilità di personaggi così potenti, ma insomma, le potenzialità di questo strumento ne fanno uno strumento, secondo me, inarrestabile, e quindi è per quello che sono ottimista, nonostante la volontà fortissima del MEF di fermarlo. Ovviamente Grazie da correggere, da controllare meglio tutto quello che volete, ma non si può fermarlo. mille. L'importante è che la direzione sia giusta e che i correttivi arrivino rapidamente perché in tanti sono preoccupati. Non scappare, che ci salutiamo fra un po'. Voglio ringraziare il commercialista Nuorese, deputato capogruppo in Commissione Finanze della Camera per il Movimento 5 Stelle, componente del Comitato Economico Nazionale del Movimento 5 Stelle, il dottor Emiliano Fenu. Grazie mille di essere stato con noi, è stata veramente una bella chiacchierata. Ok? Anche per me, grazie a voi. Grazie mille, buon proseguimento. Allora, ragazzi, spero che questa live vi sia piaciuta. Credo vi abbiamo dato un punto di vista un pochettino diverso. Abbiamo un po' spiegato quello che sta succedendo dietro le quinte. Purtroppo è facile, basandosi sui giornali, restare su informazioni superficiali. Noi continueremo ad andare avanti portando informazione basata sui dati e non sulle chiacchiere come si fa da altre parti. Prima di salutarci, voglio ricordare che se vi va di lasciare una recensione sul nostro lavoro, potete farlo al link che vi ho appena messo sui commenti, perché credo che sia una cosa importante. Quindi, se in qualche modo ritieni che ti abbiamo aiutato, raccontaci quali sono stati i benefici per te del nostro supporto. Quindi non mettete solo le 5 stelle, ma scrivete anche cosa ne pensate del nostro lavoro. E poi, se vi siete persi qualcuno del live
precedenti o degli altri contenuti pubblicati in passato, vi rimetto i link del nostro canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per ricevere una notifica quando pubblichiamo qualcosa di nuovo, oppure il gruppo Facebook nel quale potete farmi tutte le domande che volete e da qualche giorno anche il nostro canale TikTok. Ragazzi, grazie mille, appuntamento a giovedì per la live numero 386, un caro abbraccio, buona serata a tutti, condividete questa live, state bene, ciao ciao!